È ora un passo della scienza verso la felicità. La felicità, tanto desiderata quanto impalpabile, ma soprattutto difficile da descrivere. E invece, d'ora in avanti ne sapremo qualcosa in più, grazie ad un team di ricercatori italiani che per la prima volta ha filmato in sequenza come si attiva nel cervello, quando è stimolato dalla serotonina, la cosiddetta molecola della felicità. Lo studio, pubblicato sulla rivista Cell Reports, è frutto della collaborazione tra ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Rovereto e studiosi del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa. La scoperta, che apre la strada a nuove cure per patologie gravi come la depressione, l'ansia, la schizofrenia e l'autismo, è stata possibile grazie all'utilizzo di tecnologie innovative. Gli scienziati sono riusciti ad attivare in modo selettivo i neuroni che producono la serotonina e poi, attraverso la risonanza magnetica, hanno filmato in tempo reale le regioni cerebrali che si accendevano grazie alla sollecitazione. Insomma, una ricetta chimica per la felicità, ben diversa da quella più metafisica, cui Albert Einstein dedicò un breve appunto battuto all'asta a Gerusalemme per oltre $1,5 milioni. Niente formule matematiche, ma i saggi consigli di un genio. Una vita tranquilla e modesta porta più gioia del successo legato ad un'agitazione perenne. Dove c'è volontà, c'è la strada. E pensare che il prezioso scritto venne donato, forse al posto di una mancia, dallo scienziato ad un corriere che lo raggiunse a Tokyo per un messaggio. Stimato tra i 5 e gli $8,000, lo scritto risale al 1922 e ora è stato venduto per una cifra astronomica. Certamente regalando agli eredi, che abbiano seguito o meno i consigli di Einstein, un momento di felicità molto materiale.